echoes of your words crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. Ciao a tutte ragazze e benvenute in un nuovo video collaborazione. Il video collaborazione in questione non è riguardante il trucco che sto indossando, perché giustamente quando si fanno le collaborazioni succede sempre un casino. In questo caso io ho perso i file dell'intro che avevo registrato. Il video è in collaborazione con una ragazza che si chiama Alessandra, The Art of Art. Vi lascio il link giù nell'info box e in una nuvoletta qui da qualche parte, insieme alla fotografia del suo trucco meraviglioso. E devo ringraziarla perché mi ha chiesto di fare questa collaborazione riguardante appunto il make up artistico, non, perché lei, vedrete, ha realizzato un trucco artistico bellissimo, riguardante appunto la primavera. Io vi invito ad andare a visitare il suo canale perché è un canale appena nato, però secondo me ha delle grosse potenzialità. È una ragazza molto creativa, quindi è stato un piacere collaborare con te, Alessandra. Spero che i nostri due video vi piacciono. Fatemi sapere anche voi coi commenti qui sotto che cosa ne pensate di questo trucco, se pensate di provare a farlo, insomma, perché non è proprio un trucco da tutti i giorni, magari non tutte utilizzano questi colori così sgargianti. Vi invito ovviamente, se non siete iscritti a questo canale, a iscrivervi per aiutarmi, insomma, a crescere, a supportarmi giorno dopo giorno. Anzi, io ringrazio tutte le ragazze, sto gesticolando un sacco, mi rendo conto, ringrazio comunque tutte le ragazze che mi hanno seguito fin qui e che appunto mi sostengono e mi scrivono messaggi carini, veramente grazie. Io vi mando come al solito un grosso bacio, ho parlato con una macchinetta come al solito. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao. Inizio questo make up occhi andando ad applicare una base bianca su tutta la mia palpebra mobile e andando già a delineare con un pennellino più piccolo la forma di quello che sarà il mio make up occhi. Successivamente applico sopra al bianco un pigmento color giallo e decido appunto di applicare il giallo sopra una base bianca perché il colore risulterà essere più intenso e più vibrante. Quindi picchietto il colore su tutta la base bianca precedentemente applicata finché non raggiungo l'intensità di colore che desidero. Successivamente mi aiuto con un cotton fioc a punta e una salvietta struccante per andare a pulire i bordi del make up realizzato sugli occhi e successivamente correggo ulteriormente le eventuali sbavature utilizzando in questo caso un paint pot di MAC color carne, ma potete benissimo utilizzare anche un correttore semplicissimo del vostro colore di pelle. Utilizzo poi per fissare il tutto un ombretto in polvere color panna che mi servirà anche a schiarire la zona sotto l'arcata sopraccigliare. Vado poi a delineare con un eyeliner in gel tutta la parte superiore del mio occhio, andando a realizzare anche una piccola codina esterna. Passo poi a quella che sarà la sfumatura del mio make up occhi, rilevo questo color fucsia e vado con un pennellino angolato a sfumare questo colore verso l'alto, cercando di creare una sorta di cut crease colorata e sfumata appunto tra il fucsia e il giallo. Faccio questo passaggio andando ad applicare poco prodotto alla volta, perché appunto il colore dovrà essere molto più evidente nella parte vicina al giallo e più sfumata andando man mano verso le sopracciglia. Correggo poi le mie occhiaie utilizzando questo correttore in crema della Maybelline e successivamente vado a fissare tutta la mia base che avevo già precedentemente applicato con una cipria in polvere libera traslucida. Applico poi nella rima superiore interna dell'occhio una matita nera, mentre nella rima inferiore, sempre interna dell'occhio, una matita bianca. Infine piego le ciglia e applico abbondante mascara sia nella parte superiore che in quella inferiore dell'occhio. Per questo make up decido anche di applicare, ma sono ovviamente facoltative, delle ciglia finte e utilizzo queste di Peggy Sage che danno all'occhio un effetto piuttosto allungato. Con dei glitter argentati di pupa vado a impreziosire la prima parte dell'occhio, quindi vado ad applicare questi glitter solo nell'angolo interno e li sfumo leggermente con il giallo applicato precedentemente. Per il contouring del mio viso invece utilizzo dalla palette Different di Mulac Coffee, che è questo marrone né troppo caldo né
sole troppo freddo, che appunto mi servirà per realizzare le ombreggiature del mio viso, mentre utilizzo invece Bubble, quindi questo fucsia, come blush, e come potete vedere lo vado a stendere sullo zigomo come se non ci fosse un domani. Voi ovviamente potete dare un tocco di colore in meno, io ho deciso in questo caso di abbondare. Utilizzo poi il mio amato illuminante di Makeup Revolution, mentre per le labbra ho deciso di mostrarvi due alternative, una utilizzando questo rossetto di iHeart Makeup che si chiama Just Have Fun, per l'altra alternativa invece vado a utilizzare questo gloss design di Collistar che è di un color fucsia super pigmentato e anche super metallizzato, e io trovo che stia benissimo con un trucco colorato di questo tipo. Anche questo look ragazzi è terminato, aspetto come al solito tutti i vostri commenti qui sotto, e se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e a condividerlo con i vostri amici. Io vi mando come al solito un grossissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video.